But let's move on and quickly introduce one of the MEPs who has driven this whole subject as Vice Chair of the Legal Affairs Committee in the European Parliament, Raffaele Baldassarre. Here I think it's worth noting in advance that a Commission proposal is all very well, but it's the political impulse that has to be put behind these things, which at the end of the day is going to drive the legislative process and give birth to something which will have to be not only paid attention to, but actually implemented. So let me turn to Signor Baldassarre and ask him to make his contribution to the debate. Thank you. Bene, grazie. Permettetemi innanzitutto di ringraziare il dottor Irnschow, il dottor Kretz e gli organizzatori di questo importante evento che ci permette di discutere su una proposta legislativa che occuperà la nostra attività nei prossimi mesi. Saluto il collega Howitt, il dottor Millerò e tutti i convenuti. Mi scuso se subito dopo il mio intervento dovrò abbandonare i lavori, non potrò seguire i lavori, ma devo rientrare in Parlamento dove c'è un difficile trilogo sullo statuto dei il nuovo statuto dei funzionari UE. E non è facile conciliare le esigenze dei funzionari dell'Unione Europea e quelle dei tagliatori di bilancio del Consiglio. Vedremo un po' come sarà possibile. Cercherò pertanto di essere breve e di offrire una prospettiva sull'imminente iter legislativo della proposta di direttiva della Commissione concernente la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità. Naturalmente mi esimo dall'entrare nel dettaglio della proposta, che sicuramente verrà arricchita, ci sarà il contributo del Parlamento, dei colleghi della Commissione giuridica e delle discussioni che avverranno presso la Commissione giuridica. Ma devo dire che da una prima lettura del testo ci sembra che la Commissione abbia tenuto debitamente conto delle linee rosse, delle linee invalicabili tracciate dal Parlamento nelle risoluzioni adottate nei mesi passati. In primo luogo, la proposta assicura il giusto grado di flessibilità alle imprese, le quali naturalmente potranno ricorrere ai quadri normativi vigenti a livello nazionale o internazionale, conservando un certo margine di manovra nel definire il contenuto delle loro politiche e nel comunicare le informazioni in maniera utile e pertinente. Ciò risponde all'istanza più volte espressa dal Parlamento di ricevere una proposta legislativa che permetta un'ampia flessibilità di azione alle imprese per tenere conto della natura multidimensionale della responsabilità sociale e della diversità delle politiche sviluppate dalle imprese. Quindi la necessità di un approccio che sia estremamente elastico rispetto alle esigenze delle imprese e alle loro diverse vocazioni. In linea con questo principio, la proposta non è assolutamente intrusiva e quindi rispetta quelle che erano le nostre raccomandazioni. Il principio normativo prescelto permette alle imprese che non considerano determinate materie pertinenti per la loro attività di poter spiegare il motivo della mancata divulgazione di informazioni. Da ultimo, la proposta è anche, a mio avviso, bilanciata, perché gli obblighi da essa derivanti riguardano solo alcune imprese e di alcune ben definite dimensioni. È già stato sottolineato 500 dipendenti, 20 milioni di fatturato, 40 milioni, 20 milioni di bilancio, 40 milioni di fatturato. Insomma, da una prima analisi della proposta, la nostra valutazione è sicuramente molto positiva.
Non mancheranno naturalmente le opportunità di migliorare il testo. Si tratta di uno, come dire, di, senza dubbio, di un primo passo nella giusta direzione in un periodo economicamente difficile, perché è evidente che tutte queste direttive, da quella sulla responsabilità sociale a questa delle informazioni, vanno anche collocate nel momento economico che stiamo vivendo e nel momento di grande difficoltà che le aziende incontrano. E quindi anche da una, come dire, comprensibile diffidenza con cui le imprese spesso guardano a questa novità, soprattutto le piccole imprese. Nella direttiva sulla responsabilità sociale la vera scommessa non era solo di trovare una terza strada fra approccio volontaristico e approccio, come dire, coercitivo, ma convincere le imprese dell'opportunità della strada da seguire, soprattutto le piccole e medie imprese. Per le imprese più grandi è più facile instaurare, come dire, un sistema di stimolo e di convinzione che la strada intrapresa della trasparenza, della comunicazione, del rapporto di fiducia con i consumatori, con gli azionisti, è la strada migliore da seguire anche per le performance dell'azienda. Mi auguro che l'iter legislativo in Parlamento proceda speditamente e mi auguro soprattutto che si chiuda in prima lettura. Cominceremo a discutere di questa proposta in commissione giuridica durante le riunioni di giugno, in modo da poter elaborare un progetto di relazione subito dopo la pausa estiva. L'obiettivo, come già ho detto prima, è di terminare l'iter legislativo in prima lettura entro i primi mesi dell'anno prossimo, magari potrebbe anche avvenire prima della consultazione generale di maggio con cui si rinnova il Parlamento, almeno questo è l'obiettivo che abbiamo. Ciò sarà possibile solo adottando un approccio estremamente pragmatico, estremamente concreto alla proposta, senza lasciarsi trascinare da ambizioni eccessive o sproporzionate, che provocherebbero reazioni assolutamente differenti. Un compito sicuramente non facile, per il quale sarà necessario tutto il supporto e l'esperienza di organizzazioni come CSR Europe e le associazioni di rappresentanza delle imprese, dei consumatori e degli investitori. Sono convinto che la collaborazione tra tutte le parti interessate, seppure ognuna naturalmente con le proprie diversità, con le proprie priorità, sarà avvincente e daremo vita ad un proficuo patto che non perda di vista il punto, il presupposto fondamentale. Questa direttiva non nasce per imporre regole o per imporre standard, bensì nasce per far sì che le migliori pratiche diventino la regola. Grazie.